hai visto qualcosa? Allora, questa domanda è Cosa ne pensate di questa? Le cose bellissime, bellissime. E altra sorpresa, non sorpresa, un'esperienza da vedere che già quella prima parte sta per finire. Ma quindi, tutti gli anni è così. Che le cose sono veramente belle, sì, fatte belle. Abbiamo sempre. È naturale che la gente si apprezza. Ce ne vorrebbero tante di queste iniziative. Certo. L'anno scorso non sono stato a questo momento, sono stato venerdì sera per la benedizione, quando ci stava poca gente, quindi non lo sapevo. Oggi vedo la realtà. Speriamo di concludere bene, perché questo è un appuntamento importante. Ci siamo impegnati di offrire a queste persone, a questi ragazzi, un passo al giorno, e non è poco, però realizzarlo è difficile a volte. È difficile, sì, sì. Però fino adesso è uscito più di un pasto al giorno. Meno male. Perciò sono riusciti a fare le scuole, a ridare qualcosa dentro, insomma. E poi Suor Vera è una nostra famiglia, a parte che è una paesana, per me è una coetanea, siamo andati a scuola insieme, è veramente un piacere farlo, fino a che ci riusciamo, perché anche l'età c'ha i limiti. Certo, quello che si può fare si fa. Però lei dice che da quando abbiamo iniziato il mercatino è migliorato il tenore di vita di quella missione. Perciò, anche se mangiano legumi, anche se non hanno tutte le cose belle che hanno i nostri ragazzi, che poi disprezzano pure magari, però anche loro stanno bene. Certo. E poi ho visto una cosa, che non è che soltanto in questo periodo voi vi occupate, impegnati di fare cose, praticamente questo è tutto l'anno. Ma questo è tutto l'anno, ci stanno le sorelle. Una volta ho visitato Maria e Giuliana, stavano già facendo. Sì, Maria e Giuliana lavorano tutto l'anno. Va bene, Vania. Benissimo. Va bene. Se hai qualche problema, provi, chiamami, tranquillo. Il telefonino. Passiamo un paio d'ore insieme. Va bene. E uscirà fuori. Grazie. Ciao. Arrivederci. Che dice il sindaco su questa bella iniziativa? Questa è una bellissima iniziativa che dovremmo sostenere tutti quanti, perché basta un piccolo contributo da parte di tutti noi e possiamo rallegrare tanti bambini. Sono d'accordissimo. Grazie. Grazie a te. Sì, questo me l'hai già dato, ce l'ho consegnato. Anna, scusa, basta mettere la chat. Sono indecisa tra questo e questo. Ma detta non male che ti puoi scegliere.